Buongiorno a tutti ragazzi, volevo farvi una delucidazione in merito alla nostra avventura di ieri sera. Quando mi sono messa a letto ho detto meno male ragazzi che è andata bene, nel senso che tanti di voi diranno ma siete sempre i soliti ragazzi, ogni volta scappate e non fate mai le dirette, eh? Ma veramente... E tanto so già che alcuna gente ci riderà, sputtanerà, dicendo, ma hanno paura, come ha detto la Roberta, hanno paura, scappano sempre, bla, bla, bla. Però... Però calcolando che siamo sempre in tre e tanto di cappello perché abbiamo due cocones grossi così, veramente ragazzi, per 5 minuti abbiamo avuto paura, ma non paura del posto perché lo conosciamo a memoria, nel senso sappiamo ogni angolo, ogni pertugio, ogni tutto. Per la gente che c'è. Perché comunque non sai mai, e lo dico a tutti, e avviso anche, me ne potrei fregare perché tanto ci ridono in faccia. Per Sì, quindi siamo anche chi bravi. va là, occhio, perché sono cattivi, sono persone cattive. Vi dico solo, la Roberta, poveretta, poteva lanciarla contro uno dei due ragazzi. Uno di questi individui all'interno ci hanno lanciato due bottiglie di birra, barra tre. Ce l'hanno rotta addosso. Però una ha schivato la testa della mia compagna. Perché io l'ho visto proprio la scena, gli ha schivato la faccia, la testa. Non so oggi com'era. Se la prendeva in testa, cacchio, la prendeva sul viso. No, boh. Cioè, io veramente Non ce ho la una rabbia faccio. addosso che vorrei prendere. Senza di lei, in 4-5 o anche in 10, entrare là di notte dove dormono questi individui e dargli tanti di quelle sberle, ma E di poi, sberle. non so se faccio bene o faccio male, ma ci metto la faccia. Le istituzioni dove sono? Non facciamo nomi, però avevamo chiamato le istituzioni spiegandoci quello che si è successo. Devo andare avanti adesso, ragazzi. Abbiamo aspettato un'ora e mezza fuori, Aspettano che la gente muore? davanti Non so. all'edificio. Abbiamo aspettato un'ora e mezza, non sono mai arrivati, non ho fatto nomi, solo dato un mio parere. Ho capito che magari sono cagate, ma se sfociava qualcosa di peggio, Detto comunque, ok. questo, volevamo dirvi che i progetti stanno andando, speriamo, incrociamo le dita bene. Domenica stiamo già trovando un posto dove poter andare a fare un'indagine, anzi, vi ripeto, se avete dei posti da segnalarci, ragazzi, scriveteli qui sotto, scriveteci in privato, iscrivetevi al canale, fateci arrivare a quello che volete. E niente, detto questo, meno male che siamo qua, voglio dire. E, non lo so. Sono ancora incredula di quello che è successo ieri, ragazzi. Comunque, la mia sorpresa ho deciso che non la farò, ma non perché non voglio, anzi vorrei, ma siccome sono un essere superiore a certe cose, nel senso che ormai passato è passato, non me ne frega più niente. Vado avanti per la mia strada, a testa alta, insieme a Luca, insieme a Pietro. Se un giorno capiterà che ci incontreremo, ben venga. Ma no, non perché sono codarda, non perché ho paura, perché voglio bene a tutti, lo sapete, anzi, saluto sempre tutti in diretta, però no, meglio così. Detto questo, ragazzi, adesso ci facciamo un bel pranzetto, non so cosa combinerò. Dopo vi faremo vedere, salsiccia sicuro. O faccio un sugo, una pasta, o vediamo. E un po' di libertà finalmente dopo la giornata di ieri, ragazzi. Vi saluto, Bambi. E vi salutiamo con affetto e simpatia. Buongiorno, Peschiglia, ciao Gigiolone. No, Mangiata comunque, così da corazon. no, comunque, vabbè, ieri è data così, comunque non, cioè, non è che dopo questa, oddio, non facciamo No, più perché ieri dirette. sera Luca mi diceva basta, non faccio più Ma niente, ero... basta, basta. Io ho detto non dire così tanto, adesso sei stanco. Allora, Ci sono calcolate... persone che ci vogliono Sì. bene, che ci seguono da tanto.
Ringraziamo tutti perché anche 8 persone in live non importa. Una differenza che abbiamo noi come gruppo, che non ce ne frega della Ma quantità quando del ti dicono numero. tesori miei, come state, ragazzi, tutto a posto? Ringrazio anche Ghostwoman che si è preoccupata per me stamattina. Ma ci fa più piacere avere 3, 4, 5, 8 Io farei anche una persone, live, non posso, per una persona. però che ci seguono con affetto. Gli altri sono solo numeri e schemi. Detto questo, ragazzi, vado a fare il letto, vi saluto. Poi proprio. Senti, che bruo, oggi sono. Come godo. Sì, no, comunque ti rubo 2 secondi. Comunque no, ieri sera ho avuto quello sfogo, però calcolate che cos'era? Sabato sera siamo stati a casa, mangiato una roba un'altra, siamo andati a letto alle 5 di mattina. Alle 7:05 eravamo già in piedi, ma Roberto dovevamo fare tante cose, dovevamo organizzare il pranzo che dovevamo fare a pranzo. Poi quindi dalle 7 siamo stati impegnati tutto il giorno, quindi poi parti alle 5 in macchina, 6, non so cos'era, vai su, siamo mangiati una pizza, poi raggiungi il posto. Ora che è successo quello stesso, siamo tornati a casa sempre alle 4 del giorno dopo. Ora che ti cambi, ti sistemi un po' per andare a letto, sono andati a letto alle 5, calcolando che Perché comunque stamattina alle 6 eravamo già alle svegli. 6 ho dormito un'ora, ero già in piedi, adesso andremo a letto stasera. Però quello che vi do come bella notizia, adesso domenica vi porteremo su un posto nuovo. Stiamo vedendo e calcoliamo sempre che la domenica bisogna aspettare le 8, che finisca Pietro di lavorare, poi poveretto lavora anche la domenica. E dopo, se mangiamo un panino fuori, alle 8 è già con noi, se no andiamo, lui va a casa, mangia come tutti, si rilassa un po', e quindi partiamo da dove ci troviamo alle 9:30. Calcoliamo che per quanta strada fai, Sì. 11:30, sempre mezzanotte, inizieremo domenica prossima. Se riusciamo anche prima. Però anche domenica stiamo trovando un posto nuovo, che sia una villa, che sia un ospedale, che sia un manicomio. Cerchiamo di portarvi in un posto nuovo e calcolando, se è un posto nuovo è tutta un'avventura. Ciao, Esatto. Comunque, detto questo, ragazzi. ciao. E vi ringrazio perché ricordo, non amiamo i numeri, non amiamo oh, io ho questo, io ho 3 punto, 4 punto, non ce ne frega. No. Perché basta pochi ma buoni Ah, follower. comunque le dirette le fare, non è che io non voglio fare dirette, le farò ogni tanto, ma sempre sul profilo di Bocco Luca, se perché così poi facciamo prima caricare il No, sennò video. di problema che se lo fai dal suo, Sì. bisogna che salvi il video. Salvi il Ah. video, me lo mandi su WhatsApp. E volevo Troppo. dire ancora una cosa, quando facciamo le live non è che non vogliamo fare le doppie live, però dovendo mettere i video su YouTube non accettiamo nessuno, ma non perché non vogliamo. Questo è. Sì, proprio non vorrei che dicano no, non mettere il video perché ce l'ho io. Esatto. Comunque, ragazzuoli, buona giornata a todos. È lunedì, si sente che è lunedì, ma dai, domani un altro giorno si vedrà. Dai che si avvicina a Natale, ragazzi.